5 giorni di incontri, preghiere e prospettive. Si chiude la settimana del convegno ecclesiale, iniziata lunedì con quel simbolico confluire verso la cattedrale di Firenze, un cammino che ora prosegue. Già siamo in cammino da tempo e questo non è un partire da zero, ma è un guardare in avanti fiduciosi che le cinque vie ci porteranno di nuovo a quell'unità che Cristo ha previsto per noi. Allora, siamo sposati da 35 anni e questo convegno ci ha rilanciati anche nell'amore. Veramente partiamo più carichi di prima per portare questo nuovo manesimo nella nostra famiglia. A dare il via ai lavori era stato martedì scorso Papa Francesco, pellegrino per la prima volta a Firenze. Non sono qui a dare soluzioni, aveva detto, ma a indicare gli orizzonti. La consegna fondamentale ci è stata data da Papa Francesco. Il suo intervento ci ha spinti a guardare il volto di Cristo come fondamento del nuovo umanesimo, cioè della realizzazione della persona. Guardare il volto di Cristo e farsi guardare da Lui. Il Papa ha indicato la via, i convegnisti hanno raccolto le parole del Papa. Adesso, quando avrà modo di incontrarlo e riferirà, sarà contento Papa Francesco di questo impegno che si è messo nel prospettare le linee future della Chiesa italiana? Io penso di sì, Papa Francesco è contento della Chiesa italiana, la incoraggia, direi anche il discorso che ha tenuto qui all'inizio è stato un grande atto di fiducia e quindi dobbiamo corrispondere anche alla fiducia del Papa. Poi mercoledì i lavori nei gruppi delle cinque vie, abitare, educare, annunciare, trasfigurare, uscire per delineare il futuro della Chiesa italiana. Il fatto di poter lavorare tutti quanti assieme è stato bellissimo, un nuovo stile di lavoro in gruppo, a piccoli gruppi, poi a 100 e poi in assemblea, una novità per me anche giovane. Sinodalità, la parola chiave che non profila solo una pratica o un metodo nuovo, ma prima di tutto uno stile corresponsabile e partecipato, in una città da abitare, così giovedì pomeriggio, consapevolmente. Un metodo sinodale, cioè il fatto che veramente ci siamo trovati tutti insieme per riflettere sulla situazione, per delineare nuove prospettive. Per me è la prima esperienza e credo che sia stata una buona opportunità per ritrovare unità anche a livello nazionale, per poter portare insomma le proprie idee, i propri contributi e di poterli condividere e poter trarre da questo giovamento, entusiasmo, forza di perseverare in questo cammino. Arrivati al venerdì si torna nelle proprie diocesi come lievito per rinnovare le comunità. Io dico il mio, un bagaglio di grande entusiasmo e di una esperienza ecclesiale fatta bene, con tutti i carismi sia dell'organizzazione che della spiritualità, che poi dell'intervento del Santo Padre che è stato determinante, ma anche di questi lavori di gruppo in cui ho visto tutti i ragazzi, tutte le persone, qui io ho dei ragazzi soprattutto, delle persone che erano convinte di fare il bene alla Chiesa.